Per il quarto anno consecutivo la Virtus Lanciano ha iniziato in trasferta il suo campionato, ma questa volta anziché il segno X ha prevalso l'1 e quindi la sconfitta per i rossoneri. A Vercelli la Virtus ha ceduto nel finale, a fare la differenza l'espulsione di Armin Bacinovic che a pareggio da poco raggiunto ha commesso una sciocchezza, inutile fallo di mano costato il secondo giallo. Senza la superiorità numerica difficilmente la Pro avrebbe avuto la forza di riportarsi in vantaggio. L'amarezza per un risultato contrario e probabilmente bugiardo è racchiusa nelle parole del tecnico Roberto D'Aversa. Nonostante abbia fatto penso una buona gara fino al momento in cui eravamo 11 contro 11 penso che stiamo facendo meglio noi, poi dall'espulsione in poi ha preso sopravvento la Pro Vercelli, ha portato a casa 3 punti, però il rammarico rimane per la partita che abbiamo fatto, che andiamo a casa con 0 punti. Non sono mancate le note liete, intanto Nicola Ferrari, l'ex centravanti di Verona e Modena, è diventato già il punto di riferimento per il reparto offensivo, lavoro di sponda, sportellate e sacrificio, ma la prima opportunità, anche la rete, è quella del momentaneo pareggio. Freddo e lucido nel trasformare in oro l'assist di Zé Eduardo. Ed è proprio il centrocampista arrivato dal Cesena l'altra buona notizia del pomeriggio vercellese. Zé Eduardo si è già inserito bene nei meccanismi della Virtus, garantisce corsa e qualità, un innesto sicuramente importante. Sabato la prima casalinga contro l'Ascoli che debutterà in campionato. D'Aversa recupererà Piccolo dopo il turno di squalifica.